A bordo campo di Dario Ricci. Per tutti quanti è il boss delle piscine. Bresciano, classe 1985, già tanti allori nel suo palmarès, ma ancora un sogno da coronare, l'inseguimento in vasca verso le Olimpiadi di Londra 2012. E allora, è con grande piacere che saluto il nostro ospite di oggi qui a bordo campo a Radio 24. Ben trovato Paolo Bossini. Ciao, grazie, buonasera a tutti quanti. Allora, per chi non lo conoscesse, Paolo Bossini è uno degli atleti di punta del nostro nuoto, parecchie medaglie in carniere, un oro e un argento europei, una vittoria ai giochi del Mediterraneo, un quarto posto mondiale a Melbourne, quarto nei 200 rana alle spalle dell'altro azzurro Loris Facci. Insomma, palmarès di tutto rispetto che fa di Paolo Bossini uno dei grandi professori del nostro nuoto, specialità rana. Beh, inseguimento a Londra, Paolo, che entra adesso proprio nel vivo della stagione, vero? Entra proprio nel vivo, perché comunque sia mi sto riprendendo ora, sono solo 5 mesi che mi sto allenando, che sono ritornato ad allenarmi, ma sto sgomitando fino all'ultima goccia di sudore per riuscire a farmi spazio in questo mondo che ormai è diventato di giovani leve che sono molto agguerriti. Quindi io avendo fatto in passato parecchio e volendo fare ancora tuttora ad oggi qualcosa di grande, però devo sgomitare il doppio degli altri, perché soprattutto le gare dei 200 rana ci sono avversari molto, molto tenaci. Sì, insomma, la concorrenza non manca, ma anche perché la rimonta che stai facendo ha qualcosa di prodigioso e viene da lontano. Lontano, no? E in particolare devo dire da un episodio della fine del 2010, sei alla macchina, senti un dolore al collo ad un semaforo e inizia un viaggio del tutto particolare, vero Paolo? Beh sì, è stato un bel viaggetto di quasi un anno e 2 mesi di durata, che comunque sia, ma mi ha tenuto in modo costretto lontano dalle vasche, lontano dal mio mondo e lontano da quello che è stato fino a poco prima la mia vita. E purtroppo mi hanno diagnosticato un tumore al sistema linfatico, il tumore di Hodgkin, e quindi per questo ho dovuto rinunciare a fare quello che più amo di tutti. Quindi mi sono fermato, ho fatto le cure, ho fatto tutto il necessario per far sì di rimettermi in sesto il prima possibile. Mi ci è voluto poco più di un anno, però comunque sia ad oggi posso dire di essere rientrato a pieno ritmo in piscina. È un'esperienza che come sentiamo segna la vita, e come sappiamo segna la vita di ciascuno di noi, ma credo che per un atleta forse l'impatto con il male sia ancora più difficile, no Paolo? Anche perché un atleta professionista è abituato ad avere un rapporto franco, sincero, estremo con il proprio corpo, che è quasi lo strumento di conoscenza del mondo e anche lo strumento attraverso cui costruisce la propria vita. Ci si sente più traditi o cosa in queste situazioni? Guarda, traditi in parte, nel senso che comunque sia ovviamente nessuno si aspetta una malattia del genere, soprattutto poi uno sportivo che comunque sia conduce una vita sana, mangia regolare, comunque sempre sotto controllo. Il problema è che purtroppo al giorno d'oggi ancora magari non ce ne rendiamo conto, ma semplicemente per il fatto che non ci informiamo, ma veramente ci sono tanti di quei casi che fanno spavento. Purtroppo non si sa, non si capisce il perché e il per come vengano queste cose, però ti bussano alla porta un giorno proprio come hanno fatto con me e ti dice: eccomi, sono arrivato e adesso ti renderò la vita un po' più difficile. L'importante è che in questa occasione non bisogna mai perdersi d'animo, bisogna tirare fuori i cosiddetti e reagire immediatamente a quello che ti sta succedendo, senza fermarsi e chiedersi il perché ti sta succedendo proprio a te, anche se si sembra difficile da poter fare, ma in realtà poi
devi semplicemente metabolizzare il tutto e guardare solo avanti. Insomma, lo sentite le parole di Paolo Bossini, perché un campione riesce oggi a sognare Londra 2012, a sognare i 5 cerchi olimpici. C'è stato un momento invece, magari anche durante le cure comunque pesanti, impegnative, in cui ti sei ritrovato quasi inconsapevolmente a immaginarti un'altra vita oltre quella abituale delle piscine? Ma guarda, se devo essere onesto, probabilmente gli altri si immaginavano per me una vita lontana dalla piscina. Io, dal momento in cui mi hanno diagnosticato la malattia, per me è iniziata un'ulteriore lotta, che era quella di potermi guarire più in fretta possibile per poter tornare a nuotare. Non ho mai tenuto in considerazione nemmeno per un secondo il fatto di abbandonare o appendere il costume al chiodo, come si suol dire, ma perché penso che abbia ancora parecchio da dare, che abbia ancora un bel po' di cartucce da sparare e quindi non sia ancora l'ora di appendere il costume al chiodo. Anche perché c'è un Fabio Scozzoli che è diventato il nuovo re della rana europea e mondiale, in cui bisogna stare in scia, potrebbe essere il treno giusto a cui attaccarsi per arrivare a Londra. Ma guarda, fortunatamente Fabio è un grandissimo atleta, ma fa distanze diverse dalle mie. Lui fa i 50 e 100 e io faccio i 200, quindi fortunatamente non lo incontro, è uno in meno, diciamo. Però sicuramente, diciamo, il lotto dei partenti che ci sono nei 200 comunque sia è parecchio agguerrito. Ci stanno molti ragazzi giovani, ci stanno veterani che sicuramente sono tutti là per potersi portare a casa la qualificazione come la voglio portare a casa io. Io credo di avere acquisito, diciamo, in questo mio periodo di pausa, se lo vogliamo chiamare così, molta più sicurezza, nel senso che nel momento in cui passi veramente momenti difficili e superi ostacoli veramente, veramente grandi, come può essere una malattia di questo tipo, ti rendi conto che poi i problemi futili che magari ci creiamo quotidianamente non sono nulla in confronto. Quindi forse da questo punto di vista fisicamente sono un po' indietro rispetto a loro, rispetto a tutti quanti i miei avversari, ma mentalmente penso di essere a un buon punto e di essere molto avanti con la preparazione. Anche perché c'è un supporto straordinario di quella che è la vera squadra vincente, cioè la tua famiglia, no? Vogliamo parlarne un po'? Vabbè, assolutamente, io ho una bellissima bambina di 1 anno e mezzo che si chiama Angelica, è una fantastica moglie che mi supporta ancora tutt'oggi, fortunatamente, e mi devo ritenere veramente fortunato, perché comunque sia per me loro sono state senza ombra di dubbio il mio punto di forza. Mi sono sempre stato vicino, mi hanno sempre coccolato, mi hanno sempre spinto, spronato, e se anche ho finito la malattia nel modo in cui l'ho finita è anche grazie a loro. Quando ti tuffi oggi in piscina, qual è il primo pensiero che hai? Il primo pensiero, io mi sto allenando e voglio i 5 cerchi, li voglio per la terza volta e non voglio lasciare nessuno. Questo è, diciamo, il mio più grande sogno, perché magari in passato le Olimpiadi io le vedevo più come un obiettivo, cioè nel senso che sapevo di andarci, sapevo di qualificarmi e quindi erano un obiettivo. Ora, diciamo, di essere tornato un po' come la prima volta, indietro nel tempo, e quindi di sognare queste Olimpiadi come se fosse la prima volta che lo faccio. Senti, per un sogno olimpico che stai inseguendo bracciata dopo bracciata, ce n'è uno che invece è sfumato, no? Quello di Roma 2020, con la decisione del governo di non sostenere dal punto di vista finanziario la candidatura romana. Ecco, che effetto ti fa questa decisione? Qual è la tua reazione da sportivo? Beh, da sportivo mi dispiace, perché comunque sia un evento così importante, poterlo rivivere magari in tempi diversi da quando è successo anni indietro, poterlo rivivere ai giorni miei sarebbe stato molto bello, perché soprattutto poi io vivendo a Roma l'avrei vissuto in maniera molto, molto familiare. E non penso che nuoterò ancora nel 2020, però comunque sia mi dispiace che sia stata presa questa decisione, onestamente. Pensi che possa avere anche delle ricadute sul piano d'immagine, oppure a livello internazionale magari prevarrà la considerazione di un'Italia che per una volta tanto non fa il passo più lungo della gamba? Beh,
visti i tempi che corrono, magari è anche giusto non fare il passo più lungo della gamba, però comunque sia perderà anche molto a livello di immagine, perché comunque sia un'Olimpiade ti porta nella città veramente un'affluenza di persone che vengono da tutto il mondo, quindi fosse stato in loro ci avrei pensato un attimino in più. Insomma, del resto poi le bracciate di Paolo Bossini ci ricordano che in fondo ai sogni è bene non rinunciare con troppa facilità, dai, diciamola così. Allora Paolo, intanto un grande in bocca al lupo sulla strada verso Londra 2012, noi ti seguiremo, te lo promettiamo, bracciata dopo bracciata. Assolutamente, anzi se posso fare un piccolo appunto a quanti gli ascoltatori, io sto facendo sul mio blog, sto aggiornando giornalmente diciamo questo mio percorso appunto verso Londra, e il blog è facilissimo, basta iscriversi e tutti potranno mettersi in contatto, domandarmi, farmi domande, chiedermi qualunque cosa che vorranno sapere. Il blog è www.paolobossiniblog.it. Perfetto, allora ti seguiamo attraverso il blog e soprattutto periodicamente ti aspettiamo qui a bordo campo sulla strada verso Londra 2012. Grazie a Paolo Bossini per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, a presto. Ora una breve pausa, poi